il telegiornale cronaca un morto e diversi feriti nel fine settimana. Ivrea, due ragazze violentate, ma è una colossale bufala. Rivarolo per il teatro al Malgrà, la serata con un mentalista e poi economia, i falsi Made in Italy svelati all'Expo 2015. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del TG di Rete Canavese. La cronaca: Eric Gobbo, di 21 anni, residente in provincia di Alessandria, è morto in un incidente stradale avvenuto in località Montestrutto lungo la statale 26 a Settimo Vittone. Il suo cuore non ha retto durante il trasporto in elisoccorso al CTO di Torino. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, forse una precedenza mancata, all'incrocio con una strada privata, il giovane centauro si è scontrato contro una Ford C-Max. Al volante Gabriele Pagliariccio, di 52 anni, di Sinigaglia, Ancona, in compagnia della moglie e dei due figli, due bimbi di 6 e di 7 anni, che sono stati medicati all'ospedale di Ivrea e poi dimessi con prognosi tra i 3 e i 9 giorni. E sarebbe stata una manovra errata effettuata a causa di una corrente d'aria improvvisa a provocare invece lo schianto in parapendio contro una parete rocciosa sulle montagne di Chialamberto. Il pilota, un uomo di 51 anni di Grugliasco, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale CTO dopo una complessa operazione di recupero. Qui hanno partecipato anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le sue condizioni sono gravi. Nello schianto ha riportato numerosi traumi e fratture, ma secondo i medici comunque non è in pericolo di vita. E per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, se non una lunga coda sotto il sole rovente dell'ora di pranzo a seguito del tamponamento che è avvenuto ieri a Cornier sul rettilineo che da località Pedaggio porta in frazione Salto, proprio sulla direttrice per Ceresole. Una Fiat 500 con a bordo padre, madre e il loro bambino, residenti a Cumiana, si è scontrata con un'altra auto, una Lancia Libra, con a bordo una famiglia torinese. Tutti sono stati immediatamente soccorsi e medicati sul posto dai volontari della Croce Bianca di Valperga. Tre persone poi sono state trasportate al pronto soccorso di Cornier per accertamenti, ma subito dimesse. E ha fatto il giro del web il post secondo il quale ad Ivrea due giovani donne sarebbero state aggredite e stuprate da due immigrati clandestini. Il messaggio è apparso su Facebook e poi sta girando anche su WhatsApp e ha raggiunto diverse centinaia di persone. È destituito da ogni fondamento. Attenzione, è assolutamente falso, lo assicurano le forze dell'ordine. In Canavese non c'è stato alcun episodio del genere. A rispondere all'ondata di indignazione provocata da questo falso messaggio ci ha pensato sul proprio profilo Facebook anche il presidente del Consiglio Comunale di Ivrea, Elisabetta Ballurio, che scrive: consiglio di verificare le informazioni prima di pubblicarne di così gravi, come invece ha fatto proprio il sindaco Carlo Della Pepa, che ha verificato con le forze dell'ordine che si trattava di una notizia assolutamente falsa. Non so, scrive Ballurio, rivolta all'anonimo che pubblica il messaggio, se lei o i suoi cari abbiate mai patito diffamazioni oppure attacchi gratuiti, ma in qualunque caso mediti ciò che le informazioni false di questo genere possono provocare. I problemi dell'immigrazione e dell'integrazione sono problemi seri per chi emigra e anche per chi accoglie, e in modo serio devono essere affrontati e risolti, continua la Ballurio. Mi auguro per tutti noi e anche per lei che questo suo post non crei altra violenza oppure sofferenza dove ce n'è già troppa. Ed è stata presentata in 25 città di tutta Italia la Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio. È stata realizzata dal Consiglio nazionale del notariato insieme a 10 associazioni dei consumatori per fare conoscere le garanzie offerte dal notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica, per informare il cittadino dei suoi diritti a tutela dei suoi beni e rendere trasparente e facilmente comprensibile una professione complessa proprio come quella del notaio. Ci siamo resi conto che, essendoci un difetto importante di comunicazione e di informazione,
Occorre trasmettere il messaggio innanzitutto dell'assoluta indipendenza e imparzialità del notaio e in secondo luogo di quali sono le attività che svolge il notaio, in quali rami, in quali settori, dall'immobiliare alle successioni, ai rapporti di famiglia, alle procure, quindi alla variegata gamma di servizi che il notaio è in grado di fornire e oltre a garantire questa indipendenza e imparzialità, garantire l'ottenimento di un certo risultato e il versamento di tutte le imposte che il cittadino versa allo Stato. Il notaio negli anni, il notariato, ha comunicato poco e quando ha comunicato spesso l'ha fatto male. Noi stiamo cercando di colmare questo gap avvicinando i cittadini al notariato o il notariato ai cittadini, in modo tale che si crei un rapporto più friendly, più vicino e più percepibile dall'utenza. La professione è cambiata tantissimo sia per l'evoluzione della società in genere, sia per l'informatizzazione che chiaramente ha invaso anche i nostri studi e si è resa indispensabile per lo svolgimento dell'attività. Però anche la crisi ha inciso pesantemente e questo ha fatto sì che il diminuire, soprattutto nel settore immobiliare, che è quello che in Italia è considerato nevralgico e che viene percepito come il principale dell'attività notarile, ha dovuto essere in qualche modo contemperato con una serie di iniziative finalizzate appunto a far capire l'indispensabilità del notaio in primis per questa funzione. Noi come notariato abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti con le associazioni dei consumatori, abbiamo fatto già parecchie guide con loro e abbiamo avuto una grande soddisfazione che in sede di presentazione del decreto legge sulla concorrenza le associazioni si sono schierate a fianco del notariato avendo capito che il notariato è una garanzia. Loro hanno detto: noi non siamo mai stati teneri con i notai, ma in questa occasione veramente l'aumentare le funzioni al di fuori del notariato a terze persone che non hanno la qualifica di indipendenza, di pubblico ufficiale come hanno i notai, non va. C'è un tentativo di passare dal notariato di tipo latino, che è in 86 paesi, a un notariato di tipo anglosassone, dove il notaio è un puro certificatore e abbiamo verificato che i costi e le garanzie sono i costi più alti e le garanzie infinitamente inferiori nel sistema anglosassone, che poi tra l'altro è un sistema e una mentalità completamente diverso dal nostro. Voler importare un sistema che è tipico di certi paesi, in altri paesi normalmente non funziona. Il notariato italiano è stato scelto per esempio dalla Cina, che deve introdurre il notaio, avendo liberalizzato la sua economia, dovendo scegliere tra il notariato anglosassone e il notariato latino, hanno scelto il notariato latino. Qualcosa vorrà dire questo. Se voi pensate che il contenzioso per gli atti notarili in Italia è lo 0,0002 e il contenzioso per gli atti notarili del paese anglosassone arriva al 20%, già lì si capisce che dobbiamo mantenere il nostro sistema. Lei immagini se il sistema giudiziario si trovasse sommerso da un 20% di cause, è già quasi al collasso, non sarebbe in grado di sopportarlo. Noi tendiamo ad imitare gli altri paesi pensando che siano più avanti di noi, invece noi abbiamo una tradizione millenaria, il notariato si è sviluppato, si è perfezionato nel corso dei secoli e quindi noi crediamo che la garanzia che dà il notaio italiano non la dia nessuno e quindi non riteniamo fondato il motivo di cambiarlo, la volontà di cambiarlo. Oltretutto i costi del notariato sono relativamente modesti e poi comunque sono a carico di chi chiede la prestazione. Per esempio il servizio sanitario a carico della collettività, poi io ne posso usufruire o non ne posso usufruire. Il notaio invece alla collettività non costa nulla. Pur essendo un pubblico ufficiale, pur avendo il sigillo dello Stato, paga solo chi si rivolge al notaio per chiedergli una prestazione. Ma questa prestazione poi garantisce tutta la collettività.
perché dà delle garanzie di sicurezza, di certezza, di correttezza delle transazioni che altri sistemi non danno. E veniamo ad alcuni degli eventi del fine settimana appena trascorso. Iniziamo con Rivarolo, dove si è svolta la seconda serata di teatro al Castello Malgrà, con uno spettacolo davvero particolare. Mentalista, illusionista, uno spettacolo particolare qui al Parco del Castello. Beh sì, particolare sicuramente. Mentalista e illusionista sono due cose che collidono un po', però poi è la verità quando l'illusione colpisce i processi mentali. Quindi cosa ci si deve aspettare? Un po' di tutto, ma soprattutto, almeno io spero da parte mia, che ci sia la voglia di giocare e tanto divertimento. Perché per lo scopo principale, per me la missione ultima è divertire, perché la gente è stressata, ha voglia di uscire di casa e divertirsi. Poi il mistero ti lascia riflettere e qua in questa cornice del Castello di Malgrà del 1300 cercheremo di offrire al pubblico, se non altro, ciò che lui si aspetta da me, da un mentalista. Quindi un coinvolgimento diretto del pubblico? Il pubblico direi che è parte integrante dello spettacolo, infatti questo è uno spettacolo che quando mi chiedono di descrivere io faccio molta fatica a pensarlo, perché si crea in corso d'opera e si crea proprio attraverso i pensieri del pubblico e le azioni del pubblico. È chiaro, c'è una preparazione altissima perché ci ho messo 10 anni a prepararlo, ho lavorato con psicologi, neuroscienziati, ho lavorato nel mistico, mi sono preparato filosoficamente, però poi è proprio il pubblico che porta sul palco ciò che ha in testa. Quello che io faccio è prendere quello che c'è nella loro testa e renderlo pubblico. È ovvio che non vado a toccare i peccati, non preoccupatevi. Cosa si intende per mentalismo? Cos'è? È una parola grossa. Mi piace definirlo un'arte double face. Perché? Perché da una parte studia i processi scientifici e utilizza le ricerche scientifiche, neuroscientifiche in questo caso, e psicologiche, per giocare proprio con le induzioni, ma comunque cose scientificamente dimostrabili. Da un altro lato invece affonda le radici nel mistero, in quelle cose che oggi non sono scientificamente conosciute, quindi non si conoscono le cause, magari un giorno si conosceranno, e quindi vado a indagare invece nei meandri del mistico. E quindi questo è il dualismo del mentalismo. Il bello è questo, cioè puoi divertirti a evocare uno spirito, a fare una predizione lontana nel tempo, a entrare nella testa della gente, come dicevo prima, e comunicare telepaticamente con loro, oppure semplicemente puoi importi sulla loro volontà. E quindi questo è scientificamente dimostrabile, perché tu puoi fare delle cose che necessariamente vanno a influenzare il pubblico, a condizionarlo. Un mentalista di fama internazionale in arrivo da Roma per un premio. Sì, mi è stato assegnato il premio Mediterraneo dalla Mediterraneo Production. Sono molto felice perché sono stato in compagnia di, insomma, miti celebri che ho sempre amato. Per esempio è stato assegnato a Raffaele Paganini, il grandissimo ballerino. Sì, mi è stato assegnato sto premio. Forse è un po' eccessivo darlo a me questo premio, con tutte le persone che in Italia fanno delle cose a livello culturale molto alto. È vero che questo non è il mio spettacolo proprio, nel senso che il mio spettacolo è Al di là del vero e del falso, che è uno spettacolo mental filosofico. È una riduzione di quello spettacolo, perché in questa location purtroppo non potevo portare tutto. Però ti ripeto, la base di tutto è il divertimento. La prima volta in Canavese? La prima volta in Canavese come mentalista. Però lo conosce già. Beh, come si fa a non conoscere il Canavese? È una parte magnifica del nostro Piemonte. Sì, conoscevo Rivarolo perché ho fatto Le grandi illusioni, quando ancora facevo illusionismo. In una festa in strada, la notte bianca, una notte bianca. Forse tu conoscerai meglio di me, sei di Rivarolo. Ok, notte bianca, sì. In contemporanea, presso le scuderie del castello, è stato inaugurato l'allestimento di Danilo Marchi. Una mostra particolare fa da corollario al teatro. Di cosa si tratta?
Sì, una mostra particolare è di fatto un allestimento, un'occasione speciale per riutilizzare le scuderie del Castello Malgrà, che sono uno spazio molto interessante come spazio espositivo e che generalmente non viene utilizzato, che in occasione dello spettacolo del mentalista Marco Bellantuono ospita in questo caso le sculture di Danilo Marchi, artista biellese che lavora ormai da 25 anni con successo esponendo in numerosi paesi in Europa e fuori dall'Europa e che ha inventato questo genere di scultura utilizzando materiale di riciclaggio, quindi lavorando sul PET, sulle bottiglie di plastica, molto prima che l'idea del riciclaggio nell'arte diventasse, diciamo, di moda. Quindi un artista innovativo, di grande capacità anche tecnica sull'uso dei materiali, con delle sculture che hanno una loro trasparenza, insomma si lasciano guardare attraverso, però non svelano del tutto i loro enigmi, se vogliamo. La proprietà del castello di Montalto d'Ora comunica che a causa di alcuni lavori di manutenzione non saranno garantite le aperture previste per domenica 26 di luglio e domenica 30 agosto nell'ambito dell'iniziativa Castelli e dimore storiche promosse da Turismo Torino e Provincia. Il castello riaprirà regolarmente poi dal 26 di settembre, domenica, con le visite guidate dalle ore 9 alle ore 18. In contemporanea con l'apertura di settembre, l'assessorato al turismo organizzerà la passeggiata dal castello al piano in compagnia di poeti, musici e archeologi. Una mostra davvero particolare, quella proposta da Coldiretti ad Expo 2015, dal 18 di luglio fino al 3 di agosto. Il titolo dice davvero tutto, pensate, Made in Italy sfregiato. Il tema del falso prodotto italiano è un tema importante, Expo è un'occasione buona per parlarne e per condividere con i paesi ospiti di Expo delle politiche vere per riuscire a mettere argine a un fenomeno che toglie spazio al valore aggiunto che il cibo italiano può avere nel mondo. Qui noi abbiamo a che fare con il parmesan, questo formaggio è prodotto in Australia e riporta Perfect italiano con la bandiera italiana. Qui siamo veramente di fronte a una falsificazione. Poi la cosa interessante invece è questa, che sono dei kit dove si producono, si possono produrre, diciamo, secondo questi kit, dei vini che sono i grandi vini italiani. In questo caso abbiamo il Barolo, no? Quindi è un vino che naturalmente segue una caratteristica produttiva che è completamente diversa da questa, ha bisogno di invecchiamento di anni per poter essere proposto, questo in solo 28 giorni secondo loro si può ottenere il Barolo. In questo caso invece abbiamo il San Marzano classico pomodoro di straordinaria qualità, prodotto in Campania e imitato in questo caso addirittura con il nome San Marzano negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti legislativi che sono attualmente in campo sono obiettivamente inadeguati. Il ministro Orlando ha istituito una commissione per la riforma dei reati in materia agroalimentare, bontà sua ha chiamato me a presiederla, stiamo lavorando molto intensamente, lunedì prossimo presenteremo a Roma i primi risultati e poi qui ad Expo il 27 luglio ci sarà una manifestazione pubblica, ministro Orlando, ministro Martina, queste linee guida saranno esposte appunto pubblicamente. Sono aperte le iscrizioni all'undicesima edizione del concorso internazionale Fotografare il Parco, promosso dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio, Molise e Vanoise, in collaborazione con Swarovski Optic Italia e patrocinata dalla Rete delle Aree Protette Alpine da Federparchi. Le quattro aree protette si aprono agli obiettivi di tutti gli appassionati di fotografia e di natura che vorranno immortalare con i propri scatti questo grande patrimonio di biodiversità. Ogni autore potrà concorrere con cinque categorie previste dal regolamento, presentando fino a quattro fotografie per ogni sezione, a colori oppure in bianco e nero. La partecipazione è gratuita e per partecipare c'è tempo fino al 30 di novembre. Regolamento e modalità sul sito www.fotografareilparco.it.
Organalia 2015, nel suo terzo itinerario, quello dedicato a Ivrea Canavese, si conclude ad Ivrea con un doppio appuntamento. Venerdì 24 alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, il decimo concerto alla console dell'organo, costruito da Giuseppe Mola nel 1901, siederà il celebre organista, compositore e già didatta al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Guido Donati. Sabato, poi, sempre alle 21, nella chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta, ultimo concerto di questo itinerario. Sarà dedicato a Tarquinio Merula nel 350° della morte ed è un appuntamento che permetterà al pubblico di assistere alla prima esecuzione moderna del Vespro per la Natività della Beata Vergine Maria, che liturgicamente si celebra l'8 di settembre. Protagonista dell'evento, straordinario ed eccezionale davvero per la sua rarità, l'ensemble Euridice. E sabato 25 di luglio alle 18 verrà inaugurata presso lo spazio Pitetti Arte in Fuga di via Guarnotta 20 ad Ivrea la mostra Artisti Valdostani a spazio Pitetti. Saranno presenti le opere di Adriano Savoy e di Walter Ucari. L'esposizione proseguirà fino all'8 di agosto, orario da martedì a sabato dalle 16 alle 19, chiuso lunedì e domenica. Quasi 6 italiani su 10, pensate il 59%, hanno deciso di andare in vacanza preventivando complessivamente un budget inferiore a 500 euro a persona per questa estate. È quello che è emerso da un'analisi fatta da Coldiretti XE. Un risparmio reso possibile perché quasi un italiano su 3, il 28%, in vacanza rimarrà comunque nella propria regione di appartenenza per quest'estate, con ben il 6% che ha scelto destinazioni molto più vicine rispetto allo scorso anno. Ma le occasioni non mancano anche senza andare lontano. Ve ne faremo vedere alcune in questi giorni. Partiamo da Bardonecchia, che dal 19 al 23 di agosto ospita l'unico festival internazionale in Italia dedicato all'arpa celtica. L'unico in Italia internazionale con questo rilievo è stata una scommessa che abbiamo iniziato 3 anni fa e che è stata sostanzialmente vinta, diciamo così, perché il festival si è da subito gemellato con i più prestigiosi partners internazionali, il festival di Dinan, quello di Lauterbach in Germania, quello di Rio de Janeiro in Brasile, quindi una crescita continua del festival. L'arpa celtica viene prima dell'arpa classica, il suo antecedente storico, e l'arpa ha in realtà una storia millenaria, già nell'antico Egitto si suonavano strumenti molto simili all'arpa. E l'arpa celtica in particolare sta crescendo come notorietà, passione che sta suscitando nel pubblico, interesse, e quindi è senz'altro un movimento molto frizzante, diciamo così. Programma ricco come tutti gli anni, oltre alla masterclass, concerti tutte le sere, quindi i docenti di giorno si trasformano in performers la sera. Eventi speciali, abbiamo un concerto nel bosco sabato mattina molto particolare, abbiamo una mostra internazionale di liuterie e strumenti antichi con due dei più grossi liutai europei, sono tedeschi, e altri due italiani, abbiamo attività per i bambini, attività per i principianti e numerose convenzioni anche per chi desidera iscriversi alla masterclass o semplicemente vuole portare qualche amico, fidanzato, fidanzata, figlia, anche perché abbiamo anche delle attività per chi viene con la famiglia. Il festival nasce intorno a una masterclass, diciamo così, a un seminario di arpa celtica tenuto dai migliori performers e artisti europei, e ogni anno cambiano e vengono da molti paesi d'Europa. Abbiamo, oltre ai nostri due direttori artistici, Enrico Euron e Angel Quiff, abbiamo Rachel Hare, che è scozzese, la punta di diamante della tradizione arpistica scozzese, Lois Kelly dall'Irlanda, un altro grande nome europeo, Ismael Ledesma dal Paraguay, che è il più grande performer mondiale di arpa paraguayana, e Clotilde Trouillot, anche lei dalla Francia, è un grande non solo arpista ma anche docente, autrice di un metodo molto seguito. Credo che Bardonecchia possa essere il luogo giusto perché sa coniugare bene, soprattutto in questi ultimi anni, cultura, natura e turismo, e quindi questo tipo di festival è sicuramente l'occasione giusta per mettere insieme questi tre elementi
strumenti, contando che poi la suggestione di questa musica è unica e Bardonecchia, sia per i luoghi naturali che per quelli architettonici, ha degli spazi davvero ottimali per questo tipo di iniziativa. Nei nostri boschi, nelle nostre montagne, nelle nostre valli, in cui c'è una tradizione occitana che non è poi così lontana dagli echi di questa musica. Abbiamo avuto la chiesa di Sant'Ippolito di Bardonecchia strapiena, abbiamo avuto a mezzanotte alla Tour d'Amun 200 persone. E adesso la rubrica dedicata alla rivista Il Canavese e ai suoi autori. La mia avventura con l'Istituto Bertini di Caluso inizia il 1 settembre 2013, quando vengo nominato dirigente scolastico presso questa scuola. E dopo una fase di così inizio e conoscenza di quelle che sono le risorse, sia in termini pratici, sia in termini di persone della stessa scuola, conosco dei docenti, che sono la professoressa Muzzolini, la professoressa Masoero e il professor Berardo, che si stanno occupando del riordino di un archivio storico, che ha un'estrema importanza perché risale a quelli che sono stati i primordi della scuola, che nasce nel 1867 come corso di agraria ed è la nascita è segnata anche dalle parole di Giacobbe Conte, che scrisse Caluso storica e coreografica nel 1884 e che ricorda proprio in quegli anni la nascita di un corso di agraria. Nel 1890, con Regio Decreto 15 luglio di quell'anno, la scuola diventò Regia Scuola Tecnica di Agricoltura e di fatto dal 1890 l'Istituto Ubertini diventa scuola di riferimento per l'agraria praticamente in tutto il Piemonte. Sono seguiti poi altri anni in cui ci sono state diverse trasformazioni. Dall'Ubertini nasce anche quella che è attualmente la scuola media di Caluso, la Guido Gozzano, che era scuola di avviamento professionale annessa all'Istituto Ubertini. Oggi quello che ci rimane di quegli anni storici e gloriosi è un importante archivio storico che è basato sia su documenti cartacei, sia su mappe catastali relative a tutte quelle che erano i possedimenti della scuola negli anni che furono. E' per questo motivo che io ho partecipato sostanzialmente ai lavori di riordino che hanno seguito e che stanno seguendo in particolare i docenti Muzzolini, Masoero e Berardo. L'archivio storico dell'Istituto Ubertini è un archivio molto prezioso. Non dimentichiamo che gli archivi storici di tutte le istituzioni scolastiche sono una fonte inesauribile e unica per poter ricostruire la storia non solo di un istituto, ma sia del territorio in cui esso è sorto e sia proprio della storia delle istituzioni scolastiche, la storia della scuola. Per questo motivo, quando è arrivato il nuovo dirigente scolastico, già avevamo cominciato a occuparci dell'archivio, abbiamo fortunatamente condiviso questa sensibilità con lui e quindi abbiamo deciso di effettuare un lavoro più formalizzato. Io me ne sono occupata molto volentieri perché nell'arco di anni precedenti mi sono occupata spesso di archivi storici comunali e mi ero occupata dell'archivio storico del comune di Caluso. All'interno dell'archivio storico del comune di Caluso vi è una sezione aggregata che riguarda l'archivio dell'Istituto Ubertini. Quindi riordinare l'archivio scolastico significa ricostruire interamente la vita di questo istituto. I documenti sono bellissimi, sono veramente unici, raccontano sia la storia locale sia la storia nazionale in un intreccio costante. Il documento che abbiamo deciso di rendere noto con la pubblicazione sul Canavese è un documento molto singolare perché ci racconta, per un certo periodo di storia, gli alunni, ci racconta la storia degli alunni, ci racconta sia il titolo di studio che avevano in ingresso alla scuola e sia l'occupazione che sono andati a ricoprire in seguito. Occupazioni sempre di grande prestigio all'estero e in Italia e in tutto il mondo.
Se un giorno dovessi nuovamente incontrarti, non potrò odiarti, né serbarti rancore. Camminerò ancora al tuo fianco, coltivando la sola speranza di essere considerato un essere vivente, quale io sono. Poi, quel giorno, quel cane chiuse gli occhi per sempre. Chi è la bestia?